Come esperienza espansa e illimitata, capace di introdurre un'instabilità che non ha paura del cambiamento. Il laboratorio di cinema, che impreziosisce l'offerta didattica del Dipartimento di Lingue e Letterature Comparate dell'Università degli Studi di Napoli Orientale, si conferma una vera e propria agorà che dà ospitalità a chiunque possa arricchire l'esperienza laboratoriale. Il mare che muove le cose di Lorenzo Marinelli, terzo appuntamento della rassegna cinematografica dedicata al multiculturalismo a Napoli, è stato il momento clou del laboratorio di cinema, preceduto dall'intervento di Pietro Pizzimento, direttore del festival Accordi e Disaccordi, che ha evidenziato il ruolo cruciale dei festival come vetrina per giovani talenti e luogo di incontro e confronto tra gli attori. È più importante avere, per così dire, una mappa di tanti festival, o forse sarebbe il caso di concentrarli in pochi selezionati appuntamenti? No, è semmai via di mezzo. I festival servono, perché servono a far conoscere opere che altrimenti non potrebbero essere viste. Chiaramente va dato un occhio di riguardo anche di finanziamenti e sostegni a quelli che poi fanno approfondimento e ricerca, quelli che hanno un pubblico e quelli che si sforzano all'internazionalizzazione, a crescere nel corso degli anni, a non essere statici, cioè io ci tengo a questo sempre. A cosa serve un festival? Esatto, a che cosa serve un festival? Allora, un festival, non tenete presente di molti che esistono anche in Campania, cioè un festival, dovete prendere festival tipo Venezia, Roma e anche alcuni, è un momento di ricerca e di approfondimento. Festival è anche un momento di incontro, anche un'occasione per fare, per così dire, una verifica dello stato dell'arte. In questo senso centrali sono gli incontri con gli autori. Esattamente, gli incontri con gli autori è uno dei momenti fondanti di un festival, insieme ai workshop. Noi diciamo che quelli un po' più anziani abbiamo come modello il Festival di Pesaro fino agli anni 90, che era un festival in cui c'era una rassegna con tavole rotonde, con saggi, cioè c'era la saggistica molto importante e soprattutto incontri con gli autori. Diciamo che in quel festival chi vi parla dall'età di 16 anni l'ha frequentato fino a per almeno una quindicina di anni ininterrottamente, quindi perché è stato un momento di profonda crescita e da lì dove è stato per la formazione professionale fondamentale. Un intenso Nando Paone, capace di toccare ogni corda del registro espressivo, interpreta Massimo, gestore di uno stabilimento balneare affetto dal morbo di Parkinson, il quale, pur credendo di aver toccato il fondo, trova senso alla sua vita riflettendosi nelle fragilità di un topolino. Simbolo delle inconsce paure e che si rivela essere un affamato bambino africano, restituisce senso alla sua vita consentendogli così di reagire al dolore e di prendere coscienza di essere ancora in grado di prendersi cura del suo prossimo. Tieni freddo! Tieni fame? Certo, se no devi stare qua. Ecco qua.
tu lo sai perché il pesce è la cosa più complicata, perché deve cuocere il giusto, né troppo né poco, se no diventa stoppaglioso, sic, asciutto. E ti pare facile a te? Chi lo sa qual è il giusto? Che cos'è il giusto? Boh, lo sai tu? Nessuno lo sa. Ci vuole il sentimento. Parlare della malattia ai giorni nostri, condensato in un cortometraggio, già è un atto di enorme coraggio. Perché la vita è premiata? Allora, come premio per il mio film Campano, della regione Campania, cioè prodotto in Campania, ho girato in Campania, e poi l'attore Nando Paone ha vinto come miglior attore nazionale. La motivazione è stata questa, è importante leggere le motivazioni, perché una giuria non solo deve dare il premio, ma deve dare anche il motivo per cui un film viene premiato. Ha dato questo giudizio sulla cosa, non simbolo di libertà, altro mare, un simbolo di libertà, ma vicolo di incontri tra anime straniere e solitudini diverse, dove è ancora possibile la magia di un mondo migliore che con lo sguardo poetica e crepuscolare offre allo spettatore. E Nando Paone, che come attore ha vinto, era per la sua vena surreale, sostenendo il suo proprietario d'umore, il ruolo drammatico di un uomo malato, oscillando tra malinconia e speranza. È malato di Parkinson, quindi che quasi viene marginalizzato dalla sua stessa famiglia. E poi attraverso il confronto con l'altro, un altro tra, quindi vi si rispetta, no? Il centrale dell'immagine in cui lui trema con le mani, e anche il ragazzo trema veramente per la paura. E quindi riscopre un modo diverso anche di vedere se stesso con la malattia. Mi ha colpito tecnicamente un po' il cortometraggio, la fissità di alcune scene, come lo stesso mare, con il movimento poi della... E solo mare si muove mentre in contrasto con la... Il contrasto, esatto. Siamo a pochi giorni dall'inizio del Festival di Cannes, che è il più importante al mondo, ma nello stesso tempo è anche il più grande mercato dell'audiovisivo. E io le chiedo, cosa si deve fare per far sì che anche un festival, per esempio, di cortometraggio possa essere almeno un luogo di incontro tra la domanda e l'offerta? Cosa manca? No, i mercati, diciamo, in Italia per il cortometraggio ne abbiamo Torino e di recente, dallo scorso anno, Roma. Può fare di più, quindi? No, diciamo che... Oppure in cosa bisognerebbe migliorare? Non è che bisogna migliorare, bisogna crederci. In Italia non ci crediamo sul cortometraggio come linguaggio. Ci sono alcune nazioni, per esempio la Spagna, dove ci credono maggiormente, ci sono 18 distribuzioni, i film vengono corti, cioè i film brevi vengono presentati prima dei lungometraggi. In Italia siamo un po' lontani da questo credo. Per quale motivo? Una sorta di snobismo culturale nei confronti del corto? O ci sono forse motivazioni più carattere appunto commerciali e economiche? Più commerciali e economiche. Come sempre. No, diciamo che è la logica in Italia, che noi crediamo al cortometraggio che ha sostituito lo showreel, cioè il regista per farsi conoscere, per fare il salto di qualità fa un cortometraggio. Questo è, diciamo, è l'iter classico. L'iter classico in Italia. Però se vediamo, esiste un Oscar che è dato al miglior cortometraggio e allora all'estero è un po' diverso. A seguire, il laboratorio ha accolto Alfonso Reccia, fotoreporter, videomaker, saggista e docente a contratto di storia moderna e contemporanea, con il suo corto 1750 giorni. È un documentario, e già può sembrare un documentario, qualcosa di reale, che tu vai appunto a documentare, però molti documentari, come anche quelli là, per esempio, che noi vediamo sugli animali, hanno comunque, come posso dire, degli elementi che possono essere esterni alla vita reale, a ciò che accade, e sono comunque dei documentari, assolutamente. Questo invece è tutto proprio estremamente preso proprio in quel momento, non c'è nulla di artefatto o di aggiunto.
Psalm 1, blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sin taking or sit in the company of monkeys, but those delight is in the law of the Lord, and who meditate on his law day and night, that person is like a tree planted by the stream of water, which yield its fruit in season, and which leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Not so the wicked, they are like trees that the wind blow away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, no sin in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked lead to destruction. Un corto documentaristico crudo, scarno, sporco, senza abbellimenti e con dialoghi ridotti all'osso. A parlare è La strada, quella battuta ogni giorno da una giovane prostituta africana, la cui giornata tipo è raccontata da Reccia senza indulgiare agli aspetti più morbosi. Pochi dettagli, l'ingestione di borotalco e l'introduzione nella vagina di un batuffolo di ovatta imbevuto di aceto per scongiurare il rischio di una gravidanza, che compongono il desolante quadro di un'esistenza, scandita dalle lunghe attese dell'autobus che la conduce sul suo posto di lavoro. Una routine punteggiata di tempi morti, quindi di vita non vissuta, rubata e vilipesa, altra forma di violenza, subdola e forse per questo più dilaniante, che si somma a quella fisica e psicologica. I can remember the smell of humidity in the house which penetrates the bone. In some days, come to mind that the day are all the same, but I do not get used to the fatigue and pain. Too hot or too cold, the dangers are always lucky, always having to do the same road, to the hours last in the Puma, and to the life I thought different, and to the Italo life now. Un corto documentaristico, dunque, che squaderna in faccia la triste realtà di una piaga che affligge la società moderna, la tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale, facendo nel contempo aprire gli occhi sul fatto che la strada verso la piena parità di genere passa anche attraverso il recupero e il reinserimento nel consenso civile delle tante ragazze che trascinano le loro esistenze, incatenate a un presunto debito che sono indotte a onorare anche facendo leva sulla superstizione. And the sin of next to 2 months, it will start where we are from the baby. I am one, but I am a thousand, filling the street of Italy. You can see all of us standing as street flower. You can see all of us standing for a thousand days endless. Io quello che volevo mostrare alle persone è la vita tediosa che fanno tutti i giorni. Quella è una routine che ti devasta quasi di più della vita dura che fanno. Cioè, paradossalmente, il fatto di dover fare sesso 4, 5, 6, 7 volte al giorno, in alcuni casi è meno devastante di stare tutti i giorni a fare sempre la stessa cosa, spesso in solitudine. Voi pensate che oggi ci sono gli smartphone, eppure loro più o meno ce li hanno. Ma un tempo che non ce li avevano, stavano ore e ore ad aspettare un cliente sotto al sole, sotto la pioggia, eccetera, eccetera, e quella cosa là le distruggeva. Poi dovete tener conto che sono spesso molto giovani, però andando avanti nel tempo, ovviamente questa cosa peggiora. E io questo è quello che volevo mostrare, non il lato puramente appunto sessuale. Che sono giovani. Ho deciso di dare un volto all'anonimato in questo progetto così difficile. Quali sono state però le difficoltà incontrate maggiormente sul campo? Se c'è qualcosa che rifaresti diversamente in questo percorso e soprattutto umanamente questa esperienza, cosa ti ha lasciato?
Parto da quest'ultima cosa perché è la cosa sicuramente più importante. Sì, io nel corso della mia attività e in questo caso nel corso del documentario, sicuramente la parte emotiva, la parte umana è stata quella là più importante. Io sono sicuramente cresciuto dopo questa esperienza e tornando invece alle altre domande, le difficoltà sono state diverse dal punto di vista proprio fisico, intendo, perché spostarsi in alcuni indeterminati ambienti è comunque molto complicato, e poi fisico in un altro senso, cioè ho dovuto purtroppo confrontarmi con delle persone che non mi vedevano di buon occhio, perché stare con una telecamera in una determinata situazione, insomma, non è una cosa che è ben vista. E poi ho dovuto prima di iniziare il documentario, ho dovuto farmi accettare da chi sfrutta queste persone, da chi le gestisce, per cui quello è stato il lavoro sicuramente più lungo nell'arco del tempo, perché questo invece è un lavoro veramente di una giornata, di diverse ore all'interno di una giornata, quindi insomma queste sono state le cose più complicate da dover affrontare, però lo rifarei tutto allo stesso modo, ovviamente col senno di poi starei più attento a determinate dinamiche, però lo rifarei tutto più o meno uguale. Io mi sono interessato al tema quasi a 360 gradi, cioè scrivendone, raccontandolo dal punto di vista cinematografico, raccontandolo con le fotografie e poi lavorando in quel campo, come volontario ovviamente, non era un lavoro retribuito, quindi è un qualcosa che va avanti da più di 10 anni, e solo per girare questo documentario io ci ho messo almeno 6-7 anni e poi l'ho condensato in un giorno, ok? Quindi bisogna veramente documentarsi. Tu sei anche presidente di una Onlus. Secondo te quanto si sta facendo a livello territoriale in qualche modo per affrontare e sensibilizzare su questo fenomeno, quanto ancora c'è da fare e quanto poi anche, qui siamo in un'aula di giovani, qual è la tua percezione da questo punto di vista della società, di questo fenomeno che tu hai voluto raccontare? Allora, dal punto di vista dello Stato, della presenza dello Stato su questo tema è totalmente assente, totalmente assente. Non c'è una politica al riguardo e non ci sono neanche politici che io sappia, attenzione, magari potrei non conoscere, però che io sappia non ci sono politici che si sono battuti e si battono attualmente contro questa che è una piaga, una vera e propria piaga della società, quindi da questo punto di vista non si fa nulla, però fortunatamente ci sono tantissime associazioni che invece sul territorio, che sono piccole o un pochino già più grandi, che però si battono tutti i giorni per aiutare queste persone, e non solo queste persone ovviamente. Quindi il sociale in Italia fortunatamente è molto molto importante, però si regge appunto sui privati cittadini fondamentalmente. Lo Stato dietro non c'è assolutamente. Perdonami l'altra domanda. Ah, i giovani. Per quanto riguarda invece i giovani, io li trovo molto interessati nel momento in cui vengono a conoscenza di questo fenomeno, cioè di quello che c'è dietro. Se si limitano solo a vedere, che purtroppo nelle nostre strade si vedono tantissime di queste ragazze, forse non si approcciano perché pure loro hanno paura. C'è una stigmatizzazione un po' del fenomeno. Ma nel momento in cui conoscono queste tematiche, anche magari grazie ai miei libri o al documentario o alle foto, quello che sia, in quel caso iniziano veramente ad interessarsi e mi chiedono spesso cosa possono fare per aiutare, e io dico loro, do alcuni piccoli consigli, innanzitutto di stare sempre molto attenti perché sono cose comunque sempre molto pericolose, però di poter aiutare anche le associazioni, andare in un'associazione, dare una mano dal punto di vista materiale, aiutarle anche magari economicamente, e poi mano a mano approcciarsi, perché ovviamente c'è bisogno delle persone che abbiano energia e vitalità, i giovani questo hanno. E ovviamente sono loro che dovranno farsi carico di questo, perché ripeto, lo Stato non se ne fa carico. Prossimi progetti? Prossimi progetti: scrivere un altro libro, perché purtroppo produrre un documentario o un film su queste tematiche in Italia è complicatissimo. Io ci ho provato, ma
davvero ho trovato tantissime porte chiuse perché ci vogliono tantissimi soldi, questo ovviamente bisogna dirlo, c'è una piccola giustificazione, però invece almeno scrivere è un qualcosa che mi costa solo tempo, tra virgolette, quindi sto scrivendo un altro libro più o meno sulla stessa tematica e quindi questo è il progetto futuro per ora. Da cui probabilmente poi vorrei trarne un'opera cinematografica. Entrambi i libri volevo trarci delle sceneggiature per dei lungometraggi, però ripeto, fino ad ora non ci sono riuscito, poi magari un domani ci riuscirò, per carità, perché diciamo ha aperto un piccolo spiraglio Matteo Corrone con Io Capitano, parlando della traversata che fanno gli immigrati dall'Africa all'Italia, all'Europa, quindi spero che grazie a lui insomma questa cosa possa interessare più produttori e quindi magari andare più nello specifico, nel caso per esempio mio, dello sfruttamento della prostituzione, perché pure loro fanno un viaggio dalla Nigeria per esempio all'Italia e quindi magari pure quello potrebbe essere interessante da raccontare.